amici, siamo tornati per un medium fluid. Andiamo proprio a riscaldare. A me piace tantissimo il fluid perché ci permette di lavorare in quadrupedia, total body, per allenare, per allungare. Però la cosa importante è ricordare sempre di non esagerare. Non dobbiamo né forzare uno stretch, non dobbiamo forzare le ginocchia, dobbiamo semplicemente provare di concentrarci sul respiro, sui movimenti e fare una sorta di autovalutazione di come ci siamo oggi, ok? Allora, mettiamoci proprio le braccia sul petto, centrale, spalle giù, inspiro e braccia vengono su e tornano giù, ancora su e torna giù, ancora su e torno giù. Divarica poco a poco i piedi, abbassa le mani lungo i fianchi, scende con il coccige, addominali che salgono proprio come se stessi risucchiando dentro l'addome. Inspiro su e scendo all'altezza delle anche. A questo punto allungo, spingo indietro le anche, allungo proprio tutta la colonna vertebrale, dal coccige fino alla testa. Espiro, scendo giù, proprio a peso morto. Mano su gomito, se necessario potete piegare le gambe. Se riuscite a tenere le gambe tese, comunque tieni energia anche proprio sul quadricipite per sollevare il ginocchio, ok, senza sentire mai dolore nelle vostre ginocchia. Piego le gambe e cammino in avanti, ok, in quadrupedia, gambe piegate, braccia piegate, e facciamo una piccola flessione e uno su, tutto insieme, gambe e braccia, ancora tre, ancora quattro, ancora cinque e sei, ancora sette and otto. Allontano adesso i talloni verso terra, pedalando, divaricando le dita, stessa larghezza delle spalle, ok? Proprio per portare un po' di calore, un po' di risveglio sulle nostre gambe. Se i talloni non toccano giù a terra è normale, non c'è problema. La cosa importante è di sentire lo stretch per te, ok? Non per nessun altro. Porto in avanti il petto tra le mani e comincio a scendere fino a terra e toccherò terra con tutto il corpo insieme, qualunque momento sia. Il collo del piede sono poggiate a terra, spingo poco in su senza esagerare con gli occhi sono bassi. A questo punto curvo i piedi sotto di me, spinta indietro, questa volta proviamo di allontanare o allungare i talloni fino a terra, o più che possibile, ok? I tricipiti sono indietro verso le ginocchia, i bicipiti sono di fronte a voi, ok? Adesso su sulle punte, piego le gambe poco a poco e spingo il petto verso le cosce. Inspiro in su e comincio a camminare in avanti finché arrivo quasi alle mani con i piedi. A questo punto petto contro le cosce, allungo le gambe, porta le mani a terra, allungo la schiena, apro il petto, scendo giù, spingo sui talloni verso basso, allargo le braccia, vengo su e torno in centro. Di nuovo, inspiro su, scendo fino a giù, mani a terra, saldamento, gambe destra, gambe sinistra indietro, scendo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, giù, vado in cobra, poco su. A questo punto mi spingo indietro, mandando proprio sulle ginocchia, tiro indietro, le ginocchia sono leggermente divaricate, ok, poco poco, poi sollevo il cammino indietro con le mani fino a tornare proprio su le gambe, ok, sollevo se possibile i talloni, allargo le braccia, mantengo la posizione, un punto fisso, ok? Se guardi un punto fisso è più facile tenere l'equilibrio, ok? 4, 3, 2, mani giù, cammino in avanti poco poco, adesso con le mani di fronte a me porto la destra in avanti e porto in avanti la gamba sinistra, poi torno indietro, piccolo salto, sinistra in avanti e la destra sale in avanti
e torno indietro, ok? Salto, avanti, piano indietro, ok? Sinistra in avanti, destra sale in avanti e torno indietro, ok? E sobbalzo, addominali tesi, torno indietro e vado, avanti e torno indietro, ancora due e torno indietro e l'ultima, vado e torno indietro. A questo punto torno in plancia, ok? Sollevo la gamba destra, piede a martello, 4, 3, 2, appoggio la gamba, cambio, 4, 3, 2, appoggio la gamba destra, 4, 3, 2, appoggio la gamba sinistra, 4, 3, 2 e piega le gambe. Portati indietro, talloni bassi, fianchi alti, coccige verso alto, allunga la schiena, piego le gambe e faccio piccoli passi in avanti, verso le mani, gomito, mano su gomito, testa che penzola allungandosi verso terra, piego poco le gambe, sollevo, sollevo, sollevo fino a su e torno in centro. Di nuovo su, scendo giù, 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 mani a terra, piedi destra, piedi sinistra, indietro. A questo punto ci giriamo, portando il braccio destro sotto la spalla destra, plancia laterale, allungo il braccio in su, tengo la posizione, ok? Sollevando dal fianco inferiore, quello che sta sotto, sollevo, tengo 4 e 3. E due, adesso riguardi giù, porti la gamba sopra dietro di te e vai in estensione. Se il braccio ti dà fastidio, lascialo su e non dietro di voi. 4, 3, porti il braccio su, scende giù a terra e tornate in plancia, ok? Scendiamo giù, tutto giù, tutto giù, tutto insieme, tocchiamo giù, sollevi poco a poco. Piega le gambe, torni in down looking dog, ok, piega le gambe poco a poco, camminano, camminano, camminano avanti, mano sul gomito, cambiando la mano che sta in avanti, lascia la testa a peso morto, allunga la testa verso il pavimento, provando di sentire la schiena che si allunga con ogni respiro. Piego poco le gambe, spingo sui talloni, ritorno su, mani tornano giù, di nuovo inspiro su, scendo giù, 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 mani a terra, allungo le gambe dietro di me, in questo punto porto la mano sinistra sotto di me, giro su un fianco, sollevo il braccio, ok, dando proprio un allineamento sulle mie fianche, uno sopra l'altro. Dopodiché braccio scendo giù, porto la gamba dietro di me e vado in allungamento. Ok? In allungamento. Se il braccio mi dà fastidio, lascio il braccio su. Tengo la posizione. Braccio su, torno in plancia. Prendete la posizione e scendo giù. Giù. Piano, piano, piano. Fino a terra, cobra, e piego le gambe, torno in su, downward looking dog, talloni giù, alzo la gamba destra, piede a martello, provando a tenere l'allungamento e i fianchi paralleli, dopodiché piego la gamba, apro le anche, ok, sento come l'anca si apre proprio nell'anca, si sta riscaldandole anche più che altro e continuiamo la torsione, vado dietro, vado dietro, vado dietro, vado dietro e scendo, ok? Tengo la posizione, tranquilli, ritorno su, su, sollevo la gamba e gamba scende giù. Facciamo la stessa cosa con la gamba sinistra primo parallelo, ok? Piede a martello, lo tengo la posizione. Poi piego la gamba, apro l'anca, lo apro le anca,
questo punto continuiamo per mettere una torsione che l'anca mi porta giù, l'altra gamba rimane tesa, non mi appoggio per terra, sono appoggiata sul braccio e sulla gamba, di nuovo tuffo in giù, gambe sale e scendo giù e mi piego le gambe per tornare indietro, ok? Da qui apro le braccia e mantengo la posizione tranquillamente, ok? Fissi un punto solo, ok? Più tengo, diciamo, lo sguardo fisso, più è facile. Ancora 4, ancora 3, ancora 2 e braccio in giù, chiudo. Adesso andremo a usare le braccia e le gambe per avanzare. Braccia, sollevo, pensi rana, ok? 2, ancora 3, ancora 4, spinta di braccia, poi legato, 1 e 2 e 3 e 4, di nuovo avanzo, 1, 2, 3 e 4 e indietro, 1, 2, 3 e 4, allarga, allunga, avanzi e lascia il tallone giù, divarica le dita, respira, 4 e 3 e 2, adesso porti il fianco in avanti e petto in alto e torna indietro, 1, tallone giù, spingo sulle mani, e 2, fianco in avanti, sguardo in su e torno indietro, ancora in avanti e torno indietro, e l'ultimo e torno in plancia, qui scendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mi appoggio. A questo punto porto le dita incrociate dietro di me, sollevo allontanando le scapole dalle orecchie, guardo in avanti senza esagerare con gli occhi e relax, recupero per 2 secondi, incrocio l'altra mano sopra, ok, incrocio l'altro dito mignolo sopra, sollevo, allungo, ancora, e relax, giù, giratevi su un fianco, ok, e portate le gambe di fronte a voi, ok, di qua trovate semplicemente un allungamento nelle anche senza stressare le ginocchia, camminando in avanti con le braccia finché senti un po' di allungamento nelle anche, ok? Puoi scendere senza cadere troppo con la testa, provate di tenere la testa dritta, non dritta ma allungata per l'energia, senti non nelle anche, ancora di più, inspiro su, incrocio l'altro stinco sopra, ok? L'altro stinco viene sopra, inspiro e comincio a camminare in avanti fino a sentire l'allungamento nelle anche. Ognuno avrà sua, eh? Magari primo giorno stai qua, ma fra 3 settimane starai qua e poi qua, ok? Provate il vostro allungamento, non allungamento nessun altro, ok? E inspirate su, eccellente, ottimo come riscaldamento. Adesso possiamo proseguire con altri allenamenti qui su Now, addominali, glutei, aerobica, trampolino, non lo so, perché ogni giorno cambia i compiti che vi do, ma la cosa importante è di godere questi fluid come riscaldamento, come visita, come anche i famosi 10 minuti che vi chiedo quando ti dico almeno 10 minuti al giorno per rientrare in contatto con il vostro corpo, ok? Passate una giornata spettacolare e vi aspetto al prossimo allenamento qui su Now, tutti insieme. Baci dalla G. Ciao ragazzi, siamo tornati pronti per fare un po' di interna coscia e un po' di braccia. Sempre in un ufficio, pensa, però
ufficio, potrebbe essere anche con la sedia della cucina, o mentre stai guardando la televisione, o mentre stai al computer guardando qualche cosa per far passare il tempo. E ti dico un'altra cosa, andiamo al numero, così quando non avete con voi questo video potete semplicemente farlo, ok, a memoria, perché sarà facile. Allora andiamo a lavorare il nostro interno coscia, divarico le punte e comincio a spingere le ginocchia insieme, ok, proprio spingo, ok, facendo una pressione uno dopo l'altro. A casa vi consiglio di utilizzare un cuscino, perché ho una pallone un po' sgonfiato, però in ufficio dubito che ce l'avete il cuscino. Così divarica e spingi, addominali rimangono tesi, la schiena è dritta e andiamo per 30, ok? And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 10, 9, proprio sto spingendo, spingendo, sentirai che si attiva l'interno coscia, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Ok, prendi l'elastico, mentre stiamo aspettando che un po' si recupera l'interno coscia, mi blocco la mano destra verso basso, allungo l'elastico che va in tensione e, traccio un diagonale, ok? And 1, 2, dobbiamo fare sempre per 30, ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ci mancano ancora 20, 9, 8, 7, vedi che l'elastico sta sempre in tensione, ancora 3, 2, 1, ci manca 10, ultima, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, ok? Di nuovo, mettete le ginocchia insieme, ok? Poi faremo l'altro braccio, non ti ricordare, non dimentica, non ho dimenticato, lo faremo, ok? Però voglio riportare un bel lavoro proprio per l'interno coscia. 2, 1 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 10, perché vogliamo lavorare bene il gruppo, ok, è vero, stancandolo, ma non dobbiamo neanche farlo recuperare troppo, perché in poco tempo devo fare tanta intensità per darvi i risultati. Ancora, datemi altro, 5, 4, 3, 2, 1, recupero per l'interno coscia, blocco il mio elastico e vado in diagonale, in su e giù, ok, traccio diagonale, l'elastico sempre in tensione, ok? Continui, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e in 10, ancora 20, andiamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 10, ancora 10 e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Adesso divarichiamo le gambe e a questo punto facciamo una piccola pressione verso basso, vado proprio in tensione con l'interno coscia. La cosa importante è che le ginocchia mirano il dito medio del piede dove stanno, ok? Sono allineate con le caviglie e le ginocchia puntano il dito medio del piede, ok? Andiamo, 1, 2, 3, 4, come se stessi andando a cavallo, facendo una sorta di no? Quando sai, quando fai trotto con il cavallo, ok? Di nuovo, 10, facciamo altre 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ci mancano 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, eccellente ragazzi. Ok, adesso portiamo l'elastico in avanti e lo accorciamo fino a un certo punto a farlo diventare molto stretto e cominciamo a pedalare con le braccia, pedaliamo con le braccia, vai, vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 e 30. Di nuovo divarichiamo le gambe. Ci stiamo? Ok, andiamo a spingere verso basso. 1, 2, 3. Spingi sui talloni. 4. Vai, dai ancora. 3, 2, 1, 10 ancora. 10, 9, 8, 7, 6. Continua a spingere verso basso attraverso il tallone. Ancora. 4, 3, 2, siamo a 20, ottimo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Eccellente. Portate l'elastico dietro la schiena, ok? Stendo il braccio destro, ok? E poi con il braccio sinistro passo sopra e passo sotto, tenendo l'elastico tesa, ok? E chiudo il pettorale, chiudo e chiudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 10. Ricordate così, questi esercizi potete fare in ufficio, a casa, anche senza il video della Jill, ok? Il mio video lo potete fare a numero, contate a 30 e poi cambiare lato. 10, 9, 8, 7, 6, l'elastico è sempre in tensione, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, siamo a 20, ultime, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax, ok, finiamo l'ultima 30, braccia e gambe insieme, siamo pronti? Spingiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci mancano 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 20, ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, relax. Eccellente ragazzi, un altro allenamento insieme, breve e intenso, senza grande scompigliamento dei nostri capelli, dei nostri vestiti e del nostro sudore, e così noi possiamo allenarci sempre, dovunque, ovunque e comunque. Baci dalla Jill, vi aspetto insieme al prossimo allenamento.